Ricorriamo ed per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati. Ci sediamo. Quarto giorno, alla scuola di Maria, curare la vita interiore. Allora, vieni a leggere qui, ti mettete questa parte. L'attenzione, questa è una cosa molto importante. La riuscita nelle cose non dipende solo da noi, ma deve essere corredato dall'aiuto che adesso vedremo. La fecondità del lavoro non dipende dalle capacità, dagli sforzi, dal denaro, ma solamente e unicamente dal grado di unione con Dio. Capito? Unione con Dio significa: io sono la vite, voi siete i tralci. Se rimanete in me, porterete frutto. Quindi non è questione di intelligenza, di sforzi personali, di denaro, ma solamente con l'aiuto di Dio. È un po' la stessa cosa che ha detto Teresa. Senza l'aiuto di Dio, anche il bene che vogliamo fare, è impossibile farlo senza l'aiuto di Dio. È come se volessimo far sorgere il sole a mezzanotte. No, cioè è impossibile. Prendi il libricino. Proprio scorretto. Capite? L'umiltà. Sine me, nichi potest salvare. Ecco, senza di me non potete fare nulla. Rimanete in me. Se rimanete in me, porterete molto frutto. Se questa viene meno, oppure... Se l'unione di Dio viene meno, oppure... Oppure, se tale vincolo si indebolisce, a nulla valgono tutti gli altri mezzi. I nostri sforzi e i nostri eccetera. Stiamo bene in guardia dall'illuderci che il valore di un'opera sia dimostrato dai frutti dell'attività esteriore. Quindi non è l'agitarsi, non è fare tantissime. Chi salva è Lui. Chi fa riuscire le cose è Lui. Quindi sia che mangiamo, sia che beviamo, qualsiasi cosa noi facciamo, facciamole nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e specialmente con l'aiuto della Madonna, mediatrice di tutte le grazie. La grazia per noi stessi e per gli altri, invece, noi l'acquistiamo con l'umile preghiera, con la mortificazione e con la fedeltà nel compimento dei nostri doveri ordinari più semplici. Un insegnante ieri ci ha detto, ieri mattina, ai miei alunni dico così. Vi ricordate? No? Sì, ma... Age od agis. Cioè fai bene ciò che devi fare. Significa essere santi, facendo bene
le cose che stiamo facendo. Cioè il fondamento della santità è questo, ma farlo però, far bene, chiedendo l'aiuto di farlo bene al Signore. La preghiera è l'espressione di un'anima bella. Perché la preghiera? Cos'è la preghiera, Maria Grazia? Il dialogo col Signore. Grida d'aiuto. Il dialogo. È una richiesta di aiuto. La preghiera è un'invocazione, è un ringraziamento, è un dialogo pure, però in modo particolare è una richiesta di aiuto. Allora, attenzione, non dimenticate quello che Teresa diceva riguardo la preghiera. Archimede. Datemi un punto d'appoggio. E questo principio, eureka, ho trovato, dicevo così, no? Ho gridato, ho trovato, cioè dire ho trovato come si sollevano i macigni, le tonnellate, migliaia di tonnellate, un punto di appoggio. Applicato tecnicamente abbiamo le grandi gru, migliaia di tonnellate, e questa è la preghiera. Teresa l'ha applicato alla preghiera, così è la preghiera. È impossibile, non ce la faccio. Sono contento che tu non ce la fai, perché tu da sola sei tra un giudice e non ce la fai. Ma se tu preghi, vieni ad aiutare, lui viene, grida anzi tante volte, Signore ti dà la forza. La santità non è opera nostra, è opera di Dio che agisce in noi con potenza. Allora direbbe Giusi Palamenti, direbbe: combatto e lotto con la forza che viene da Dio e che agisce in me con potenza. Colossesi 1:29. Ci siamo? Allora, possiamo andare, forza. Quindi la preghiera è l'espressione di un'anima bella. Colui che non prega non comprende facilmente lo spirito di preghiera. Inoltre, egli non può rendersi conto della felicità che la preghiera offre all'anima, dell'energia che la preghiera comunica nella vita di ogni giorno. La preghiera è la più grande potenza dell'universo, capace di trasformare noi e di cambiare la faccia del mondo. Prima di tutto la nostra faccia posta. L'attività esterna è buona, ma ovviamente è di secondaria importanza e ancora meno in confronto con la visione interiore, con la vita di raccoglimento, di preghiera, con la vita del nostro personale amore verso Dio. Il vero innamorato dell'Immacolata cerca piuttosto l'opportunità di recarsi da lei il più sovente possibile, di rimanere più che può ai suoi piedi. Le affida tutti i suoi guai e le sue preoccupazioni, ed egli stesso, entro i limiti delle sue forze, riflette, ed egli stesso, entro i limiti delle sue forze, riflette e lavora per far sì che le opere di Maria procedano nella maniera migliore, che il regno di lei si dilati nelle anime di tutti. Allora, per quale motivo si deve mettere in modo particolare in cima alle nostre azioni la Madonna? Noi stiamo imitando Dio Padre che è nei cieli, che appena c'è stato il disordine nel paradiso terrestre, la prima disordine è la chiusura del paradiso, la prima cosa che ha fatto il Dio Padre è quella di chiamare in ballo una donna per restaurare ciò che il peccato aveva distrutto. Benvenuta Giovanna. È chiaro, sì o no?
Allora, la Madonna è stata presa da Dio come riparatrice di brecce, colei che doveva riparare ciò che il disastro che ho combinato è Eva e Adamo. Allora porrò in inimicizia tra te disordinato di te come menzognero e accusatore dinanzi a Dio, serpente antico, tra te e la donna, essa ti schiaccerà la testa. Quindi è stata lei ad avere questa responsabilità di distruggere il male, la Madonna. E quindi, guardate, serpente antico, carissima Giusy, vieni qui, prenditi il libretto. Ah sì? Che libretto hai? No, no. Ah sì? Complimenti, brava, 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 brava. Buongiorno. Tu ce l'hai pure. Mi sembrava, come dire, come la statua dell'America. Come si chiama? Vittoria. La statua della libertà. Della libertà. Complimenti. Sentivo la tua catechesi ieri ai ragazzi. Bravo. Allora, andiamo. Voi però pregate. Aspettate, l'ultima parte. Vito, ce l'hai sotto? Sì. Voi però pregate con brevi giaculatorie, fosse anche solo il nome Maria, e soffrite, soprattutto sopportando ciò che ella stessa si degnerà di permettere, sia interiormente che esteriormente. Ecco, sopportando tutto ciò che è da soffrire e anche da offrire. Inoltre gioite, sì, gioite pure e lavorate e riposatevi, e tutto ciò che in qualsiasi modo vi riguarda, offritelo secondo le intenzioni che maggiormente piaceranno all'Immacolata. Per esempio, voi siete a casa, siete da soli, state spazzando la casa, siete in silenzio, finalmente in silenzio, cantate e pregate, cantate e gioite. Questa è la cosa importante. Fioretto. Lavorerò affinché le mie azioni esteriori siano frutto di un'intensa vita interiore. Facciamo qualche preghiera su quello che abbiamo più o meno riflettuto. Diciamo insieme, ascoltaci, o Signore, per intercessore della Vergine Maria. Cosa vogliamo chiedere? Al Signore per mezzo di Maria? Quello che abbiamo letto, perché... Io. Chiediamo l'umiltà al Signore per mezzo di Maria. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore, per intercessore di Maria. Poi un'altra. Allora, io invece volevo ringraziare perché prego per delle persone che mi hanno fatto del male. All'inizio pregavo, però ero arrabbiata. Arrabbiata perché dico, mi hai fatto male, io devo pregare. Però continuavo a pregare. Ora invece no, ora mi rendo conto che continuo a pregare per loro che mi hanno fatto tanto male e sono, quando prego per loro, sono proprio serena. E questo grazie, non dipende da me, ma c'è qualcuno che mi fa fare questo, sì, non sì. Sono io, ma proprio all'inizio pregavo però con rabbia, ora invece no, io continuo a pregare regolarmente e mi sento molto più tranquilla. Questa è la grazia, questa è la prova che vi hai portato. Sì, esatto. Sì, però la ferita rimane, c'è sempre, rimane.
Ma no, no, io cioè mi rendo conto io stessa. E già questo per me è un frutto. Certo, certo. Allora ci mettiamo in piedi e oggi è la memoria della Madonna, perciò iniziamo così. Signore, apri le penandra, venite, adoriamo Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Venite, adoriamo Cristo Signore, Figlio della Vergine Maria. Vergine Madre, Figlio del tuo Figlio, l'unica e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che emana una nobiltà sì, che sua cuore non insegnò di farsi sua fattura, nel mentre tuo si ripresa l'amore, per lo cui tanto nell'eterna pace, così è gentiliano questo Signore. Qui sia a noi, l'Indiana Padre, di caritate, di giusto intramontare, sei di speranza fontana di pace. Donna, sei tanto grande e tanto vari, che cuor con grazia e a te non ricorre, sua disianza può volar senza ali. La tua benignità non può soccorre a chi domanda, ma molte fiate liberamente a chi mandar precorre. In te misericordia, in te pietate, in te magnificenza, in te s'aduna quantunque in creatura è di bontate. Oh. Allora ci sediamo e prendiamo sabato, oggi sabato. Intanto questa sera bisogna cambiare il breviario. Sì, primo volume, l'avvento. Allora, padre, leggiamo questo, volevo leggere quello che avevo qua. Sì. Nel primo versetto, termine visto ed eterno consiglio, e ho scritto, progetto di Dio che ti serve di Maria. Perfetto. Per far nascere Gesù. Perfetto. E salvarci da ciò che ci rende felice. Benissimo. Bravo. Vedi, gli appunti uno se li trova subito, bene. Va benissimo, andiamo. Sabato. Sabato. Confesso a Dio onnipotente. E a voi io penso, che ho molto peccato per le mie parole, opere e omissioni. Supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per bene il Signore Dio nostro. Perciò non potete in conduca la vita eterna. Il Signore onnipotente e misericordioso vi conceda l'indulgenza, assunzione e perdono dei vostri peccati. Ecco Gesù. L'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, ragiono del regno e partecipare alla mensa. Ma non soltanto una parola ed io sarò salvata. Thank you.
pescato. Completa l'opera della carità, bravissimo. Buona giornata, Giovanna. Il nostro Gerlando nel nostro cuore, insieme a Mariuccia, a Rogerino e a nostra Maria Luisa. Andiamo, sono tornato. Definitivamente. Si spera di sì. Siediti qua vicino. Allora, le Antigone. Quanto tu le sì, i salmi di Gesino. Mettili più vicino così. No, sì. Angela, 136. Tu solo, Signore, hai compiuto meraviglie, eterna è la tua misericordia. Allora, attenzione, adesso questo salmo ci porta a fare una rassegna della storia. Una rassegna sotto lo sguardo di Dio, perché tutto viene da Lui, tutto, nessuna cosa esclusa. Allora viene, inizia con la creazione del mondo, entra nella storia e ci fa vedere come la storia non è, come dire, scandagliata o uscita fuori nella confusione, ma è guidata, la storia è guidata
da colui il quale guida la storia, il centro del cosmo della storia è Cristo. E non solamente, è continua questa storia di amore agli uomini che sono stati creati per amore. Allora, e no, non dimentichiamo, ecco, di quello che vediamo le opere salvifiche che le, il Signore le opere, ha, no, le opere salvifiche, ecco, le opere salvifiche che il Signore ha compiuto e continua a compiere ancora ora, ancora oggi. E tutto questo noi possiamo in modo particolare e contemplarli nella celebrazione eucaristica, perché come tutti i fiumi vanno al mare, così il centro della storia è l'eucaristia, è la Santa Messa, per cui diventa il cuore propulsore della vita della storia nostra. Il cuore della nostra storia è la Santa Messa, la nostra, che celebriamo noi ogni domenica. Ogni domenica è il cenno di questo cuore che palpita di amore, anche tante volte un cuore che è rifiutato da tante persone. Forse andiamo via. Rendete grazie al Signore perché è buono. Insieme. Perché il suo amore per sempre. Rendete grazie al Dio degli dèi. Perché il suo amore per sempre. Rendete grazie al Signore dei Signori. Perché il suo amore per sempre. Se rendete grazie tre volte, perché noi diciamo gloria al Padre, gloria al Figlio, gloria allo Spirito Santo, per quale motivo? Perché Dio Padre si è manifestato con la creazione, ha manifestato il suo amore con la creazione. Il Figlio si è manifestato il suo amore con l'obbedienza al Padre, redimendoci. Si ha manifestato, Giovanna, ha manifestato il suo amore mandandoci lo Spirito Santo che ci santifica. Allora rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Il Signore non ci ama a pezzettini, ci ama malgrado la nostra ingratitudine, malgrado il volta spalle, volta buona, oppure questa, la dimenticanza, ci ama. Quindi dobbiamo rendere grazie. Il fiore, il più raro che esista nel cuore dell'uomo è il rendimento di grazie, che dobbiamo far fiorire nel cuore e nelle labbra. Grazie, sempre grazie, continuamente grazie. Allora, quando ci presenteremo dinanzi a Dio, noi dobbiamo dimenticare il nostro nome. Dobbiamo dire, noi siamo il dono, il tuo dono, Signore, e io ti devo rendere grazie del dono della mia vita. Rendere grazie. Allora inizia la storia. Lui solo, attenzione, aspetta, lui solo ha compiuto grandi meraviglie. Quindi rendete grazie al Signore. Dobbiamo guardare l'orizzonte, tutto il cosmo, l'universo, perché viene dal cuore di Dio. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie. Lui solo e nessun altro. Fallo tu dirlo. Lui solo ha compiuto grandi meraviglie. Perché il suo amore ha creato i cieli con sapienza. Perché il suo amore è per sempre. Ha disteso la terra sulle acque. Perché il suo amore è per sempre. Ha fatto le grandi luci. Perché il suo amore è per sempre. Il sole per governare il giorno. Perché il suo amore è per sempre. La luna e le stelle per governare la notte. Perché il suo amore è per sempre. Fermi. Allora,
Lui sono. Io sono il Signore Dio tuo. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Lui solo ha creato il mondo, tutte le meraviglie, perché esso muore per sempre. Lui solo. Non dimentichiamo questo. Non possiamo fare, mettere a posto di Dio un altro idolo, qualcosa che per noi ci dà sicurezza. Per questo le beatitudini iniziano: beati i poveri di spirito, beati i poveri di spirito. Significa poveri di spirito, che significa che la mia sicurezza non può essere il denaro, non può essere le lauree, non può essere il posto che io occupo di responsabilità, non può essere nessuno più di queste cose se non il mio, la nostra sicurezza è Dio solo. Beati i poveri di spirito, di essi è il regno dei cieli. Lui solo. Ci possono lasciare tutti e non abbiamo perduto nulla, perché il Signore è l'unica cosa preziosa a noi. Se Lui è con noi non abbiamo perduto nulla. Ma questa deve essere la nostra convinzione, convinto significa attaccati, come avvinti, affascinati, presi, posseduti. Io ti ho plasmato, io ti ho voluto, tu mi appartieni. Per questo è grande la mamma di Santa Teresa del Bambino Gesù, Zelia. Dite a Gesù, ditelo a Gesù con tutto il cuore, non permettere che nessuno prenda il tuo posto nel mio cuore. Una ragazzina di 10 anni già fidanzata e chiede permesso alla catechista di andarsene prima perché c'è il fidanzato che l'aspetta. Vergogna! Incominciano già i fallimenti, così, così. E le amarezze, le delusioni. Capite? Lontani da Dio si fa una storia come peggio crede. Come peggio crede. Per questo dobbiamo essere veramente se le sentinelle del mattino, essere attenti, richiamare gli altri che sono lontani da Dio e che non hanno una logica umana soprannaturale. Senza Dio si fa così, si vive così alla carlona. Gloria al Padre, gloria al Padre, Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu solo Signore, con tutto meraviglia, ed è la tua misericordia. Adesso entriamo nella storia. È Dio che conduce la storia. Colpì. Chi è che colpì? È Lui che colpisce gli orgogliosi, i superbi, i fanfaroni, detrattori, gli uomini lontani da Dio, carissima Elvira. Peccato che hai perduto la creazione del mondo qui. Allora, padre, leggo questo così lei può capire quello che abbiamo fatto. Sì. Questo salmo è il cuore del cristiano. È il cuore del cristiano. Lo spessore di questo salmo inizia con la creazione e finisce con noi, cioè continua con noi. Con la storia no, la nostra storia, che è una storia veramente confusa, problematica, tragica, tragica, che fa allarmare tutti. Scendono in piazza perché siamo arrivati al culmine della ferocia, della cattiveria, della malvagità. Se quel giovane avesse conosciuto Gesù Cristo, non avrebbe fatto finire così una povera ragazza. Ma tutti e due però, uno ha collaborato l'altro ad uccidere pure, a provocare. Hai
Sto andando avanti. La medicina. Ai. Allora, la seconda antifona. Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo con mano potente e braccio disteso. Quindi siamo nella storia che è guidata da Dio. Dio guida la storia, non ci illudiamo. Putin può fare quello che vuole, tutti gli altri regnanti possono fare quello, ma devono rendere conto a lui. Tutti i nodi vengono. Se non c'hai i capelli. Andiamo, forza. 10. Colpì l'Egitto nei suoi primogeniti. Perché il suo amore è per sempre. Da quella terra fece uscire Israele. Perché il suo amore è per sempre. Con mano potente e braccio teso. Perché il suo amore è per sempre. Divise il Mar Rosso in due parti. Perché il suo amore è per sempre. In mezzo fece passare Israele. Perché il suo amore è per sempre. Ritravolse il faraone e il suo esercito. Perché il suo amore è per sempre. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Hai liberato dalla schiavitù il tuo popolo con mano potente e braccio disteso. Allora, il suo amore per sempre significa che c'è un futuro meraviglioso. Tutti questi o questi ostacoli delle potenze storiche non possono bloccare la salvezza e la storia di Dio che ci ama per sempre. Non preoccupiamoci, se noi ci sono delle cose invernali attorno a noi, non dobbiamo preoccuparci, perché il suo amore per sempre è vigilante. Ci custodisce, santa pazienza, il suo amore per sé, ce lo sta dicendo in tutte le salse. Il suo amore è per sempre. Quando sembra che tutto vada male, il suo amore è per sempre. Nel buio che tu non capisci nulla di che cosa sta accadendo nella mia famiglia, i vicini di casa, eccetera, e nel mondo, le notizie che abbiamo, allora veramente siamo un po' confusi e scoraggiato, il suo amore per sempre, la schiarita è quella. Quella è la parola, quella che deve guidare i nostri ragionamenti, le nostre logiche, che quello sono le logiche di Dio, non sono le nostre logiche, le mie vie non sono le vostre vie. Allora compariamoci con le vie di Dio, la nostra connessione, quelle pensieri suoi e le vie sue. Io sono una via. E se tu ti viene data la strada, allora consegna la tua strada e la tua via al Signore e Lui compirà la sua opera, che non è la nostra opera. Dobbiamo consegnare la nostra strada, la nostra vocazione a Lui, sotto lo sguardo suo. Il suo amore è per sempre, è più potente. Inizia così: rendete grazie al Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore, Dio degli dèi, degli idoli, di tutti gli idoli, perché il suo amore è per sempre. Rendete grazie al Signore perché il suo amore è per sempre. Lui, perché Lui ha fatto ogni cosa, Lui solo ha compiuto grandi cose, grandi meraviglie, Lui solo è il Signore, non avrei altro Dio all'invore di me e nessuno può prendere il suo posto. Affidiamoci a Lui e non agiamo secondo il nostro criterio. Perché tante volte siamo irruenti, impulsivi, vogliamo fare le cose subito. Calma. Fatti aiutare dal Signore. C'è la preghiera per questo. Fai decantare i tuoi nervosismi, le tue tensioni. Il Signore è il vivente. Affida la tua via al Signore e Lui compirà la sua opera.
E lui ha progetti di pace, non di sventura. Sta vivendo una sventura, un'avventura tremenda. Affidati a lui, confida in lui, lascia stare il tempo, il tuo tempo. Che tempo è il tuo? Che azzera il tempo di Dio, della sua misericordia, il tempo del suo intervento. Se tu non dai spazio a Dio, tu morirai dentro, come dire, l'incalzare del tempo. Morirai in quel tempo che tu non vuoi perdere e ti distruggerà. Il tempo usato per il Signore, per la nostra anima, è il più prezioso di tutti. Cosa darà mai l'uomo in cambio della preziosità della sua esistenza? Noi centelliniamo i secondi, i minuti, quando il tempo che usiamo per il Signore è tempo di grazia, e ci fa guadagnare molto di più di quanto non pensiamo quando noi usiamo il nostro tempo per i fatti nostri. Andiamo allora al terzo salmo. Lodate il Dio del cielo, Egli ci ha liberati dai nostri nemici. Capite? Ci libera. Allora il Padre nostro, cosa c'è nel Padre nostro? Ma liberaci dalla maligna. Non abbandonarci alla tentazione. Perché siamo tentati. Lui guida la storia. Lui solo, lui solo, lui solo. E nessun altro. Capite che qui abbiamo la stabilità e non sono i ragionamenti tortuosi che possono realizzare e risolvere i nostri problemi. Guidò il suo popolo nel deserto. Perché il suo amore è per sempre. Colpì grandi sovrani. Perché il suo amore è per sempre. Uccise sovrani potenti. Perché il suo amore è per sempre. Con re degli amorrei, perché il suo amore per sempre. Vedete, addirittura nome e cognome. Allora, il suo amore per sempre, poi metteremo anche Putin e tutti gli altri, perché il suo amore per sempre. Saranno distrutti, divorati dal tempo, dalla cattiveria, malvagità, dal sangue che hanno versato. Caino e Caino sono i Caini nuovi. Forza. Og, re di Basan, perché il suo amore per sempre diede in eredità la loro terra, perché il suo amore per sempre in eredità a Israele suo servo, perché il suo amore per sempre nella nostra umiliazione si è ricordato di noi, perché il suo amore per sempre ci ha liberati dai nostri avversari, perché il suo amore per sempre Egli dà il cibo a ogni vivente, perché il suo amore per sempre. Rendete grazie al Dio del cielo, perché il suo amore per sempre. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli anni. Lodate il Dio del cielo, Egli ci ha liberati dai nostri nemici. Guardate lo sguardo della Madonna in questa novena dell'Immacolata. Lo sguardo della Madonna guardava la storia. Come lo guardava il Signore. Da qui comprendiamo come la Madonna era ricama, aveva il suo cuore, la sua anima, tutto il suo essere ricamato dei fili d'oro della parola di Dio. Ed è in sintonia con questo salmo la Madonna. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Li ha dispersi. Ma non vogliamo camminare insieme con lui, con lo stesso spirito. E la Madonna ce lo dice. Dite il Santo Rosario perché la guerra cessi. Chi non dice lo Santo Rosario non ha lo spirito di Dio. Lo spirito della Madonna non è cristiano. Chi non dice rosario non è cristiano. Scusate, ma me lo devo dire. È come se volesse fare la storia senza Dio e senza la Madonna, che ti dice, dite, ma poi guardate, il Santo Rosario da
da Lourdes, ma anche prima, 1475, le vittorie di Lepanto sulla guerra dell'invasione dei turchi è stata bloccata proprio per questo, e così via. San Domenico di Guzman, che era stato chiamato per bloccare l'eresia degli albigesi, aveva lavorato tanto nella predicazione, la donna e appare a San Domenico, dite la corona del rosario, dite il rosario, vedrete la conversione. Ma poi andate a leggere questo opuscoletto dove si parla di questo miracolo straordinario. Dopo due mesi le conversioni di tutti gli eretici, incredibile, e quanti demoni sono scappati da quel territorio. Come si chiama? San Domenico di Guzman. San Domenico, no? San Domenico, quello che è nella Madonna di Pompei. Sì, il fondatore dei Domenicani, no? A Firenze c'è, mi pare, c'è la chiesa dei Domenicani che hanno fatto il Rosario Perpetuo. Ah, sì, famoso, sì. Mi pare Santa Maria del Fiore, mi pare che sia. Sì, San Giovanni. Vicino, no, vicino. Ho fatto io la, sì. La contemplazione del ministro. Ecco. Vicino. Sì, sì. Allora andiamo. Additami, Signore, le tue vie. Insegnami i tuoi sentieri. Insegnami i tuoi sentieri, ce li insegna. Con la parola di Dio. Come? Lettera di San Giuda, prima dell'Apocalisse. Un attimo, dice la San Giuda. Lettera di Giuda, di San Giuda. E questa è una lettera meravigliosa, tremenda, tremenda, e fa venire i brividi. Quelli che devono andarsene non possono andarsene se non fanno il proposito di leggerselo a casa. E poi lo chiederò. Riassunto. Sempre. Amen. Amen.
Allora domani, mi raccomando, è il primo volume dell'Ufficio delle Letture. Avvento. Andiamo, aspetta. Dopo Giovanni, non ce ne faccio più parte. Forse possiamo. Possiamo iniziare. Allora, ascoltate. Va bene, sì, facciamo un salto. Sì, posso dire. Denuncia degli empi, esortazione ai fedeli. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, a coloro che sono prediletti, amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. A voi siano date in abbondanza misericordia, pace e carità. Carissimi, avendo un grande desiderio di scrivervi riguardo alla nostra comune salvezza, sono stato costretto a farlo per esortarvi a combattere per la fede, che fu trasmessa ai santi una volta per sempre. Si sono infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, perché empi, che stravolgano la grazia del nostro Dio in dissolutezza e rinnegano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Questo versetto è una pennellata che va a vedere in radiografia la malvagità di oggi, l'ambiente, proprio in questo tempo così perverso, cattivo e dannato. È dannato perché ognuno gestisce la sua vita senza questa connessione con Dio, in un modo piuttosto egoista, presuntuoso e come dire, è debordante, stravolge tutte le cose più belle di questo mondo, li stravolge. Andiamo? A voi che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla terra d'Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere e tiene in catene eterne, nelle tenebre, per il giudizio del grande giorno, gli angeli che non conservarono il loro grado, ma abbandonarono la propria dimora. Capite? Non vollero credere. Quindi c'è una sottolineatura della libertà. L'uomo crede, anche può anche rifiutare la verità. Il rifiuto della verità è l'autocondanna di sé. Ciao. E l'autocondanna di sé è questa perdizione. Chi accoglie si salva, chi rifiuta si perde. Chi accoglie il Cristo e la sua parola si salva, chi lo rifiuta si perde. E lo vediamo, quanta gente perduta che ci sono, noi lo vediamo nel nostro condominio, nel nostro quartiere, le persone che incontriamo, gente così sfaccendata, irresponsabile, che pensano solamente a divertirsi, sempre pronta a divertirsi, a fare tutto quello che è possibile, svagarsi. E poi
e poi piangersi sopra la disperazione. Così Sodomo e Gomorra e le città vicine, che alla stessa maniera si abbandonarono all'immoralità e seguirono vizi contro natura, stanno subendo empiamente le pene di un fuoco eterno. Allora, contro natura, il peccato è contro natura. Il peccato è contro natura. E perché questa natura sia domata, abbiamo bisogno di un aiuto grande. Un grande aiuto, perché senza l'aiuto di Dio non è possibile rifiutare, allontanare il fascino del peccato, perché il peccato sempre si presenta come soluzione, però menzognera. Pensa che tu risolvi il problema secondo il tuo criterio, invece ti distrugge. E questa è la tattica del demonio. Sette teste, 10 corna e 7 diademi sulle 7 teste, intelligenza grandiosa, ed è l'inganno dell'uomo. Capite per quale motivo gli uomini di oggi fanno meglio del demonio, lo fanno meglio. Ma la natura può sbagliare, perché mio marito mi dice che la natura a volte sbaglia. Come sbaglia? La natura è natura. La natura non sbaglia per nulla. Perché anche, nell'handicap c'è sempre l'umanità, anche se c'è questa menomazione anche fisica. Al di là di tutto questo, c'è una dignità umana che deve essere rispettata. La Chiesa è stata così, sempre saggia, mentre gli altri hanno rifiutato i bambini. La Chiesa li ha accolti sempre, la Chiesa ha sempre difeso la vita dei bambini nel grembo materno, sempre, e li ha difesi nel grembo materno e fuori, quando sono nati tante volte con l'handicap e sono stati rifiutati, la Chiesa li ha accolti sempre, l'unica voce che ha difeso la vita umana. All'inizio il non ammazzare, non uccidere, indica rispetta la vita nel grembo della mamma fino alla fine, l'eutanasia, non uccidere, non accanirsi, si capisce, ma non uccidere. Ugualmente anche costoro, versetto 8, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. Come contaminano il proprio corpo? 12. Col peccato. Col peccato. Il peccato contamina il nostro corpo, che è tempio vivo dello Spirito Santo. L'impudicizia, l'atto impuro, la fornicazione è una impudicizia, è un profanare e disprezzare il proprio corpo. Glorificate Cristo nel vostro corpo. Uno che guarda certe immagini e poi, provocato da questo, stimolato dall'immagine porci, allora, e poi commette quei peccati. Ecco perché i ragazzi bisogna stare attenti con i telefonini, sono travolti. Profetò 12, padre. Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con migliaia e migliaia. Se salta 12, essi sono la vergogna. Sono la vergogna. Sopra. 12. Sulla destra, verso la destra. Essi. Essi. Allora, scusate, pigliamo 11. Vogliamo 11, per favore. Sentite. 11. 11. Guai a loro. Guai a loro, qua. Là sopra siamo. Loro guai a loro, perché si sono messi sulla strada di Caino e per guadagno si sono lasciati andare alla seduzione di Balaam e si sono perduti nella ribellione di Core. Sono eretici, va bene. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi.
Quindi la gola, la delizia della tavola, che sì, bisogna avere, però, attenzione, si apparca e fugare la mensa, si assopra la lingua e il cuore e tempo di ascoltare la voce del Signore. Sono nuvole, guardate, guardate che bello così. La descrizione sì, sono, come, cosa sono questi costoro che mangiano e bevono, si divertono e si ubriacano? Sono come? Sono nuvole. Nuvole senza pioggia. Senza pioggia, forza! Portate via da venti o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte, sradicati, sono onde selvagge del mare che schiumano la loro sporcizia. Capito? Sono astri erranti ai quali è riservata l'oscurità delle tenebre eterne. Gente che non sì, ma, sì. Definizione schiumano sporcizia. Ma chi sono questi sporchi? C'è un linguaggio sporco, atteggiamenti sporchi, sguardi, guardi idioti, bramosi. Ma non sono, ma anche tante volte sguardi di minacce, di fascino. Dite turpi, turpi. Sì, sì. Padre Giacomo, definizione degli uomini lontano da Dio. Certo, certo. Profetò anche per loro Enoch, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco il Signore è venuto. Ecco il Signore è venuto con migliaia e migliaia dei suoi angeli per sottoporre tutti a giudizio e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie che hanno commesso e a tutti gli insulti che, da empi peccatori, hanno lanciato contro di Lui. Sono sobillatori pieni di acredine che agiscono secondo le loro passioni. La loro bocca proferisce parole orgogliose e per interesse circondano le persone di adulazione. Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predetti dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Sì. Vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisione, gente che vive di istinti, ma non ha lo spirito. Voi invece, carissimi, costruite voi stessi sopra la vostra santissima fede, pregate nello Spirito Santo, conservate nell'amore di Dio, conservatevi nell'amore di Dio, attendendo la misericordia del Signore nostro Gesù Cristo per la vita eterna. Siate misericordiosi verso quelli che sono indecisi e salvateli, strappandoli dal fuoco di altri infine abbiate compassione con timore, stando lontano persino dai vestiti contaminati del loro corpo. Quindi stiamo lontani, lontani, se no ti condanno. A colui che può prescrivervi, preservarvi da ogni caduta e farvi comparire davanti alla sua gloria senza difetti e colmi di gioia, all'unico Dio, nostro Salvatore, per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore, gloria, maestà, forza e potenza, prima di ogni tempo, ora e per sempre. Amen. Guardate, aspettate, guardate Gesù come nell'insegnarci il Padre nostro viene sottolineato da Giuda in questo modo: ci preserva da ogni peccato, da ogni caduta. Ci preserva da ogni caduta. Quando noi diciamo il Padre nostro, diciamo non abbandonarci, ci preserva da ogni caduta. Non abbandonarci alla tentazione. Se non preghiamo così,
non saremo preservati dalla caduta. Volevo fare una preghiera per Alcozer. Alfonso Alcozer fumava tantissimo. Ci venne un infarto ed è morto. Della scuola guida per spendere Alfonso. Capito. Fumava tanto. Il mio istruttore di scuola guida, sì. 60 anni. Padre Giamusso, il figlio fa parte della squadra di calcio di mio figlio. E allora ho detto a Nico, andate al funerale. E lui ha proposto di andare al funerale. Qualche ragazzino di questi, che evidentemente vive in un mondo parallelo, dove non c'è l'abitudine al funerale. Cioè, semmai i tuoi genitori, premesso che io non lo conoscevo, ma posso pure andare. Poi ho sentito mio figlio che gli mandava un messaggio vocale in un'altra stanzetta, per non farsi sentire da me, ma io l'ho sentito, gli diceva, scusa, ma se tu perdessi tuo papà, non avresti piacere ad avere accanto gli amici? Io sono rimasta così perché ho detto, bravo, ha avuto il coraggio di esporsi, che a me sembra lontano, invece poi magari nel suo intimo. Però cosa significa? Che questi ragazzini non capiscono manco il senso della sofferenza, della vicinanza, della consolazione, della solidarietà, del senso di giustizia, del momento di ritiro, di silenzio per stare vicino a una persona. Come stanno crescendo? Egoisti che pensano solo per questo. Però questo è dovuto. È dovuto anche alla cultura nostra, che vediamo questi funerali come un tabù, come una sofferenza da presentare. Dove i bambini non devono. Bambini che poi non sono più bambini, non devono entrare perché è la morte. La morte è la vita. È come la vita. Però ti posso dire che se i bambini vivono in un nucleo familiare, che è questo, come tuo figlio, che già lui, io lo vedo con i miei figli, certo ora hanno l'età, però loro sono stati abituati che se c'è un io ci vado e quindi loro ci vanno. Quindi non è proprio l'ambiente familiare. Viviamo con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Cerchiamo di stimolarci a vigenza nella carità e nelle opere buone, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore Gesù Cristo. Allora, Angela di Monfò, Siculiana, Angela, che è stata operata, ha superato tutto, è venuta a ringraziare il Signore, la Siculiana, dice... Chiedo preghiera perché oggi è il nostro anniversario di matrimonio, grande il nostro è il mio Dio per darci la grazia per questo sacramento. Cine me, nigiri potessi sfacere. Mi sa che sta invadendo tutto il mondo questo nigiri. Ma è così, guarda. Facciamo pure un po' di latino. Ma la mia figlia mi ha detto questo. Grazie a fare già molto di tamburano che cosa è il latino. Allora va bene. Abbiamo la seconda lettura del Dira, piccola del Dira. C'era un'altra? Sì. Prima lettura. Seconda. Sant'Agostino. Dai discorsi di Sant'Agostino Vescovo.
Camminiamo l'alleluia di Dio che è buono, che ci libera da ogni male. Cantiamo qui l'alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo cantare un giorno lassù, ormai sicuri. Perché qui siamo nell'ansia e nell'incertezza. E non vorresti che io sia nell'ansia quando leggo. Non è forse una tentazione la vita dell'uomo sulla terra? Pretendi che io non stia in ansia quando mi viene detto ancora vegliate e pregate per non cadere in tentazione? Non vuoi che io mi senta mal sicuro quando la tentazione è così frequente che la stessa preghiera ci fa ripetere rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori? Tutti i giorni la stessa preghiera e tutti i giorni siamo debitori. Vuoi che io resti tranquillo quando tutti i giorni devo domandare perdono dei peccati e aiuto nei pericoli? Infatti, dopo aver detto per i peccati passati, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, subito, subito, per i pericoli futuri devo aggiungere e non ci indurre in tentazione. Non abbandonarsi alla tentazione. E anche il popolo, come può sentirsi sicuro quando grida con me, liberaci dal male? E tuttavia, oh fratelli, pur trovandoci ancora in questa penosa situazione, cantiamo l'alleluia a Dio che è buono, che ci libera da ogni male. Anche qua giù, tra i pericoli e le tentazioni, si canti dagli altri e da noi l'alleluia. Dio infatti è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Perciò anche qua giù cantiamo... Che è parola di Dio, è parola di Dio. Perciò anche qua giù cantiamo l'alleluia. L'uomo è ancora colpevole, ma Dio è fedele. Non dice, non permetterà che siate tentati, bensì, non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma le tentazioni ci saranno sempre. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita e la forza per sopportarla. Bellissimo. Quindi, ecco per quale motivo sine me ni il potesse svolgere. La forza di Dio. Con la forza di Dio possiamo affrontare tutte le tempeste. Tutte le tempeste. Dov'è Dio? Quando sei in tempesta, è lì Dio pronto ad aiutarti. Basta che vieni in mio aiuto, sostienimi. Sì, sì, la forza, lui, la sua grazia e la forza. Sua. Sei entrato nella tentazione, ma Dio ti darà anche il modo di uscirne, perché tu non abbia a soccombere alla tentazione stessa. Ecco. Perché, come il vaso del vasaio, tu venga modellato con la predicazione e consolidato con il fuoco della tribolazione. Modellato, modellato. Allora, ecco per quale motivo, man mano che uno comincia a fare l'esperienza incomincia ad avere maggiore dimestichezza con la parola che deve saper gestire giorno per giorno con maggiore agevolezza, con maggiore destrezza, possiamo dire, e con maggiore inventività, le cose che lui ci dà. Man mano si va avanti, man mano si va avanti. Uno che inizia un lavoro, all'inizio è imbranato, è un pochino disordinato, però il secondo giorno è più meno imbranato, poi il terzo giorno ancora incomincia ad aggiustare la sua professionalità fino a diventare maestro, sapendo come il metodo, nuovi metodi, nuove inventività, nuove situazioni, eccetera. Mi diceva una persona impiegata, diceva così, avevo assistito mio padre, poveretto, fino alla fine, e questa è stata un'incombenza grandissima. Adesso c'è la mia mamma che ha l'Alzheimer. Allora, io non voglio, dice, sono ultimi anni della sua vita, non voglio sprecare gli anni
di godermi mia mamma. Fate presto. Manti, non voglio sprecare gli anni che... Adesso state attenti a me, ci sono accomodati, basta. Allora, che cosa ha fatto questa qui? Quindi, meno è entrata in pensione, allora, ha incominciato, dice, devo occupare il tempo, c'è una badante e lei voleva godersi della presenza della mamma. E ha incominciato un po' così a smanettare un pochino, prendere i pennellini, si accorse di avere un tono del disegno. Una cosa incredibile. Ha incominciato a compiacersi di sé, ha incominciato a vedere che veramente riusciva nel disegno, nei ricami, nelle cose, eccetera. Ha cominciato a perfezionarsi fino ad arrivare veramente a cose grandi. E così è la nostra vita, la nostra esistenza è così. Man mano che uno ha dimestichezza della parola di Dio, confrontandosi man mano che va avanti, memorizzando, incomincia a dilatare, ecco, possiamo dire, comincia a prendere la forma, informandosi. Prende la forma informandosi e addestrandosi e usando bene la preghiera, l'ascolto, anche la pazienza, la mitezza. Cominciamo ad imparare come Gesù, ad essere buoni, misericordiosi, compassionevoli, misericordiosi. E pregare, perché incomincia a sperimentare che la preghiera è efficace, è forte, è grande. E ci schiudono cose meravigliose, un orizzonte pieno di speranza, di fiducia, di gioia. Quando vi entri, pensa che ne uscirai, perché Dio è fedele. Il Signore proteggerà la tua entrata e la tua uscita dalla tribolazione. Bellissimo. Ma quando questo corpo sarà diventato immortale e incorruttibile, allora cesserà anche ogni tentazione, perché il corpo è morto. Perché è morto? A causa del peccato. Ma lo spirito è vita. Perché? A causa della giustificazione. Perdono. Abbandoneremo dunque come morto il corpo? No, anzi, ascolta. Se lo spirito di colui che ha risuscitato Cristo dai morti abita in voi, colui che ha risuscitato Cristo dai morti darà la vita anche ai vostri corpi mortali. Ora, infatti, il nostro corpo è nella condizione terrestre, mentre allora sarà in quella celeste. Oh felice quell'alleluia cantato lassù, oh alleluia di sicurezza e di pace. Là nessuno è commovente questo. Là nessuno ci sarà nemico, là non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi di Dio, certo risuonano anche ora qui però nell'ansia, mentre lassù nella tranquillità. Qui cantiamo da morituri, lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella realtà. Qui da esuli e pellegrini, lassù nella patria. Cantiamo pure ora, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica. Cantiamo da viandanti, canta ma cammina. Canta per alleviare le asprezze della marcia, ma cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che significa camminare? Andare avanti nel bene, progredire nella santità. Vi sono infatti, secondo l'Apostolo, alcuni che progrediscono, sì, ma nel male. Se progredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene,
devi avanzare nella retta fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina. Abbiamo il coraggio di dirlo ai nostri figli. Io gliel'ho mandato alla Rebecca, padre Giannusso. Benissimo. Sei entrato nella tentazione di Dio. Sei entrato nella tentazione, ma Dio ti darà anche un modo di uscirne, sì, perché tu non abbia a soccombere a quello che avevamo letto prima. Io l'ho mandato adesso, perché lei in questo periodo sta attraversando un pochino. Sì, sì, sì. Allora, Maria Pia, mandiamo questo. A Giuseppino, a Peppino, mettiamo questo. A Carolina, a Carolina. Erano prima che seguivano e adesso si sono allontanati. Ecco, mandiamoli, sì. Perché dobbiamo avere il coraggio di scuoterli. Capite? Non hanno un mondo facile, questo è. Sì, allora, c'è un mondo bello che facilita il cammino, è il mondo della Chiesa dove incontriamo la Madonna che facilita il cammino. La Madonna è quella che ti accorcia la fatica, ti aiuta una marcia in più, abbiamo detto sempre, è una forza in più. Ed è l'esempio che ha detto il Monforte, per arrivare al 10° piano, al 20° piano, al 300° piano, come a New York sono palazzi, si può andare per le scale, si può arrivare, ma quando arriverai? Fra 2 ore, 3 ore, lì arriverai, lì non è meglio l'ascensore, la Madonna è l'ascensore che facilita la fatica. Arriviamo prima nell'amore di Cristo, facilita le tentazioni a superarli, perché la Madonna è mediatrice di tutte le grazie e se noi ci affidiamo a lei, lei ci aiuta, ci sostiene, toglie tutti i problemi, tutte le angustie, le piccole minuzie della pigrizia che ci possono essere. Ai bambini, io ho detto molte volte, quando il tuo figliolo non vuole studiare, vai ad abbracciarlo, abbraccialo. Diciamo insieme a Ave Maria, abbracciato, diciamo insieme a Ave Maria, perché non si svingoli. Cioè a un certo punto facciamo sentire questa implorazione della Madonna, non vuole studiare, perché gli viene, è pesante, lo studio è pesante, non è che non è pesante. Allora abbraccialo, diciamo insieme a Ave Maria, perché fai così mamma? Perché la Madonna ti aiuterà ad avere buona volontà a studiare, Ave Maria, piena di grazia, e fermati. Fa sentire il calore dell'affetto che tu hai per la Madonna e tuo figliolo comprenderà, mio, ma quanto la vuole bene la Madonna, mia mamma, piena di grazia, il Signore è con te, fermati, fermati. No, va, papà, mamma, continua, aspetta, perché ce l'abbiamo qui, stretto qui, stringendo, perché è lei che mi dice di stringere te e stringe me. Prega per noi peccatori adesso, fermo, e nell'ora della nostra morte. Amen. E questo piccolino, tu cominci ad aiutare, prende il libro, vieni qui, ti aiuto, adagio, avvialo. Sono piccole cose, però ti fanno schiudere tantissime cose. C'è una mamma di famiglia che conosco che me lo dice, ci sono periodi in cui mia figlia ha i momenti stranissimi dove gli viene di piangere, di contestare, allora e si lamenta di con tutti, di tutti, per tutti. Questa mamma cosa fa? E siccome è un po' cresciuta questa sua figliola, dice il Santo Rosario. Non ha finito, manco il terzo mistero, che quello si calma. È così. Perché se facciamo sentire qualche cosa che supera la nostra ristrettezza umana, il nostro scoraggiamento. Ecco, allora prega, canta, avanti, canta e cammina,
canta che ti fa bene. Capitolo che ieri lei mi ha fatto vedere, il 30° capitolo della Sapienza. Io ieri in macchina ho detto veramente, questa mattina ho letto questo capitolo così così, dico lo devi leggere anche tu, dico, perché parla proprio di voi. Penso perché? Perché dico, c'è scritto che quando un figlio si ribella, un genitore, per fare perché gli vuole bene, lo ama, lo deve aiutare. Sì, la parola di Dio dice queste cose, no, no, questo dice, questo dice. Veramente, io ieri mi credo, io questo capitolo ancora non l'avevo letto in questa, da questo punto di vista. È bello, sì, perché dice il futuro dipende dalla tua correzione. In effetti così, l'alberello si raddrizza quando è piccolo. Mettete il palo, così non difendete dal vento, dalla pioggia, perché il vento può anche rompere, spezzare. Così adagio adagio. Padre Giovanni, siccome per motivi di lavoro ci sono tante mamme e tanti ragazzi che leggono il mio status di WhatsApp, no? Benissimo. Allora io ieri ho preso dal libro dei Proverbi questo, perché ho notato che i genitori a volte, non mi permetto mai di giudicare, però ho notato questo, hanno un po' paura pure a correggerli. Hanno un pochino di paura a correggerli. Non voglio rovinarmi il rapporto con mio figlio. Capito? Non voglio rovinarmi e rovinano. Non voglio rovinare, ma rovinano. Allora ho preso questo passaggio, virgolette. Il Signore corregge chi ama come un padre un figlio prediletto. Chiuse virgolette. Ergo, correggere è segno d'amore. Bellissimo. Però il modo con cui bisogna correggere deve manifestare l'amore. Certo, perché ci sono modi per correggere. Come faceva Teresa il bambino Gesù, correggeva talmente bene che tutti volevano essere rimproverati. Certo. Perché sentivano affetto. Edificante affetto. Deve essere anche la correzione. A volte non siamo capaci di correggere. Sì. Perché sì, siamo feriti nel loro. Io sono una mamma e sono irruenta quando devo correggere. Io purtroppo. Pure. Io sono molto irruenta e i miei figli mi condannano questo. Sì. Però dico che io lo faccio per loro, però loro fondamentalmente, magari dopo ci arrivano da soli, ma fondamentalmente inizialmente ci soffrono di questa tu ti vuoi ergere a fare cosa? Da giudice? No, non voglio essere così da giudice, voglio solo correggervi. E chi sei tu per correggerci? Purtroppo è questo. Dovremmo avere la dolcezza di Santa Teresina. Ma dovremmo pregare per avere questo. San Giovanni il Bosco ne aveva ancora un sacco di giovani. Poi con il rosario. E usciva dal carcere, ne faceva un sacco di giovani. Quando io abbraccio mio figlio, succede questo ogni tanto. Quando sono realmente in preghiera e lo abbraccio e fermo il tempo in quell'abbraccio perché sto pregando, lui lo sente e mi benedice. Quindi significa che in quel momento siamo veramente connessi, io e lui, perché lui percepisce dal mio abbraccio che io sto pregando senza che glielo dico e lui mi benedice. Questa cosa ora con l'adolescenza, sempre meno, quindi per me è una lama nel mondo. Però io continuo, anche perché mio figlio era down, sesto mese di gravidanza, diagnosticato figlio down, genetista, aborto. Ma è di un'intelligenza. Invece è nato un bambino sano. E no. Con lui si è instaurato questo rapporto un po' particolare. Invece io penso alla mamma di Sant'Agostino, Schina. La mamma di Sant'Agostino, la voglio imitare. Sì, sì. Monica. Sì, bellissimo. Sapete cosa disse la mamma di Sant'Agostino quando già era convertito? Disse,
Per favore, non preoccupatevi dove mi volete mettere al cimitero. Non mi interessa. Vi chiedo che voi vi ricordiate sull'altare. Queste sono le mamme sante. Responsorio. Le tue piazze, Gerusalemme, saranno lastricate di oro puro, risuoneranno in te inni di gioia. Questo è il paradiso. E in tutte le tue case canteranno alleluia. Brillerai di luce splendida. A te verranno da tutti i paesi della terra. E in tutte le tue case canteranno alleluia. Domani inizia l'avvento. Prima domenica di avvento, ci saranno 4 settimane. Seguiamo bene perché ci sono.